Viene presentata oggi la Carta dei Laghi, di che cosa si tratta? Niente, è l'ARPA che ha voluto fare questa carta in cui evidenzia tutte le zone balneabili e l'ha voluta fare qua ad Arona, anche perché Arona ha avuto questo risultato molto importante per la città, che è la balneabilità della zona del Lido di Arona. L'anno scorso l'avevamo attrezzata. Quest'anno, grazie anche a tutti gli allacci fognari che sono stati effettuati, grazie al grande impegno sia di Acque che dell'assessore Paolo Fritz, si è arrivati ad allacciare tantissime utenze, per cui la zona del Lido adesso è balneabile. Ecco, è stato giusto da poco inaugurato il nuovo Lido. In che maniera la balneazione potrà influire ulteriormente sul turismo qui ad Arona? Ma è un aspetto fondamentale, perché è una zona molto ampia, quella del Lido, sono quasi 15.000 metri, è una zona che quindi sabato e la domenica può ricevere fino a 700, 800, 1000 persone. Il fatto che sia adesso balneabile fa sì che si riesca a pian piano a trasformare quello che è un turismo solo mordi e fuggi per la città in un turismo stanziale. Quindi è sicuramente un risultato importantissimo per il turismo della città. Ecco, proprio per l'impegno per la città, proprio da parte sua non si ferma solo al turismo, ma in questi giorni sta facendo una raccolta firme per la salvaguardia dell'ospedale. Come mai questa sua decisione? Beh, diciamo, siccome siamo in un momento di grande cambiamento della sanità piemontese, è importante far sentire la voce della popolazione che tiene all'ospedale, e quindi abbiamo anche, tra l'altro, in questi giorni fatto più riunioni con anche le minoranze per raggiungere l'intesa su un documento comune che possa essere posto alla Regione, all'ASL, per diciamo la difesa dell'ospedale, lo sviluppo, il futuro dell'ospedale di Arona. Ecco, nel qual caso non venisse chiuso l'ospedale, c'è la possibilità che determinati reparti che nel corso degli anni sono stati chiusi vengano riaperti? Beh, qui dipende. Noi abbiamo, appunto, con bipartisan, con tutte le minoranze, raggiunto l'intesa su un documento da proporre alla Regione, dopodiché, e all'ASL, dopodiché si faranno sicuramente degli incontri per cercare di potenziare le peculiarità dell'ospedale in modo che sia valorizzato, ecco, quindi che tengano in considerazione i bisogni del territorio.